I ricordi e i racconti sono importanti, da essi si possono imparare tantissime cose, cose che poi porteremo avanti per sempre. Era una giornata come le altre per Elaine, una cameriera del South Carolina. Aveva cominciato, come sempre, il suo turno alle 5 del mattino. Entrò però quel giorno un uomo, un anziano, con una foto in mano e chiese un tavolo per due. Lei, come sempre, rispose: «Certo, signore, venga pure». E da lì aspettò l'arrivo della seconda persona, Elaine, ma non vide nessuno, soltanto l'uomo con la foto davanti a lui. Infine, dopo aver pagato anche il coperto per due, se ne andò. Fu strano, una cosa inusuale, e pensò fosse solo un vecchio pazzo. Ma due settimane dopo, quell'uomo ritornò. «Cosa stava facendo?» Chiese di nuovo un tavolo per due e lei gentilmente glielo diede. Poteva essere pazzo, ma non aveva fatto male a nessuno, era innocuo. Ancora una volta mise quella foto davanti a lui e cominciò a mangiare, parlando anche. Ma quel giorno fu incuriosita più del solito Elaine. C'erano letteralmente tre clienti e decise di dare un'occhiata alla situazione, perché non c'era tanto lavoro, chiedendo direttamente all'anziano. «Mi scusi, vedo che è la seconda volta che ordina il coperto per due, ma non arriva nessuno. Si sente bene? Dov'è la persona?» Lui, sorridendo, indicò la foto. «È lei la seconda persona?» Confusa chiese. «Per una foto? Lei ordina una sedia in più per una foto?» L'uomo, ridendo di nuovo, disse di no. «No, no, non una foto. Per mia moglie. Non è bellissima. Oggi è il nostro anniversario. E due settimane fa era il suo compleanno». Sorpresa, allora si sedette Elaine per chiedere di più. «Mi scusi se sembro invadente, ma sembra veramente una bella storia da raccontare la sua, vero? Potrei sentirla?» L'uomo, contentissimo, le disse sì e cominciò. «Moltissimi anni fa, ai tempi della guerra, vidi la donna più bella mai vista in California. All'età di 17 anni ci incontrammo. Passammo dei mesi indimenticabili. Ogni singolo giorno era come il primo in cui la incontrai. Sfortunatamente, dovetti andare in guerra all'età maggiore. E tornai qualche anno più tardi. Riuscii a salvarmi, ma non avevo più quella ragazza. Non avevo il suo numero e nemmeno un indizio su dove trovarla. Sapevo solo della California. Cominciai a setacciare tutta la California senza mai fidanzarmi con nessun'altra. Sì, una bella impresa». E lei infatti qui disse: «Wow, cavolo, ma cosa intende senza mai fidanzarsi con nessun altro? Cioè, ha cercato questa donna per tutto questo tempo, però parliamo di quanto tempo? L'avrà cercata per qualche mese, giusto?» Ma lui continuò la storia sorprendendola. «No, no, non qualche mese, 10 anni. Per 10 anni non mi sono mai messo con un'altra persona. Ho continuato a cercarla, in bar, ristoranti, fiere, piazze. Però la trovai infine dal barbiere. Era un'estate calda in quel momento e decisi di tagliarmi i capelli dopo l'ennesimo buco nell'acqua. Qui, mentre il barbiere faceva il suo lavoro, chiesi di lei. E lui, con sguardo sorpreso e quasi di felicità, mi disse di sì, che la conosceva. Non dimenticherò mai quelle parole. È mia figlia. Non so nemmeno io come avevo fatto. Cioè, avevo addirittura trovato il padre e finalmente la rividi, la mia amata. Ci abbracciammo e lei mi disse la stessa cosa che le dissi io. Per 10 anni non si era messa con nessun altro. Mi stava aspettando. Siamo rimasti insieme per 50 anni da allora. Io non ho mai dubitato di lei e lei non ha mai dubitato di me. Non abbiamo mai litigato seriamente. Solo le solite discussioni da coppia. Non ci siamo mollati mai più. Sfortunatamente è venuta a mancare qualche anno fa. Ma ogni anno festeggio il suo compleanno e il nostro anniversario andando in qualche fast food. Mi porto la sua foto dietro e la lascio davanti a me mentre mangio il suo piatto preferito. Quest'anno ho cambiato fast food per provarne uno nuovo e devo dire che questo mi piace molto». Commossa, Elaine ringraziò l'anziano per la bellissima storia e gli chiese di tornare anche il prossimo anno, o anche tutti i giorni volendo. Pubblicò poi tutto su Facebook. Ovviamente la storia divenne velocemente virale. Gli anziani hanno molto da raccontare. A volte ascoltandoli si possono imparare lezioni importanti sulla vita. Chi ama davvero sa aspettare anche per anni.